di Asiago. Rai Radio 2. Il rap del fallimento, prendila così. Fallire. Diventa diretta, come spaga quando rappa. Questa è la maxi storia di come la tua vita è cambiata, capovolta e alla fine si è fallita. Non c'è niente di male se mi state ad ascoltare. L'importante è capire che non serve mentire. Prendila così. Benvenuti, benvenutissimi. Prendila così nasce da una... abbiamo realizzato, diciamo, che viviamo in una società dell'apparire, del successo a tutti i costi, dell'ostentazione anche sui social della nostra vita, e abbiamo detto basta, celebriamo l'opposto del successo, il fallimento, l'insuccesso, e quindi abbiamo costruito dietro questo concetto di fallimento una serie di rubriche, idee, personaggi e via dicendo. Non vogliamo essere dei tristoni, anzi questo vuole proprio essere un tentativo di integrare quella che è la normalità e non demonizzarla. Si sbaglia tutti, si inciampa tutti facciamo figuracce, credo, su base quotidiana, penso di poter parlare per entrambi. Ma non parliamo d'altro. E quindi non c'è niente di male, vogliamo ricreare un senso anche di comunità. Siamo tutti qui, contattateci, scriveteci, perché tutti insieme ci possiamo dare una mano. Come dice Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, noi vogliamo parlare agli altri 999, perché siamo di più, siamo quelli che sbagliano, che fanno degli errori, e quindi non c'è niente di male. E se cadete, rilassatevi, ordinatevi da bere, state lì un pochino. Non si può. È stata una coincidenza, perché abbiamo realizzato che in Finlandia il 13 ottobre si celebra la giornata del fallimento, chiamata proprio così, cioè ci stanno delle iniziative all'università, degli speech, un hashtag appunto per aiutare la gente a fare quello che non fa di solito. E quindi se ti piace uno ci provi, se vuoi chiedere l'aumento vai. E noi, siccome siamo delle brutte persone, abbiamo rubato questa idea e abbiamo detto facciamola anche in Italia. Ho subito una solenne investitura. Cara Michela Giraud, sì. Sei diventata ambasciatrice Tristagram. Oddio, sì. Sei stanco dei soliti social network? Sì. Ti sembra che tutti stiano meglio tranne te? Sì. Aderisci a Tristagram e vedrai, non succederà niente. Ma niente di niente. Però puoi essere te stessa. Lo sai che questo è il momento più commovente di quando mi hanno proclamato seconda Miss Italia? Ma l'hai ammazzata la prima o no? Tristagram, hashtag Tristagram su Instagram, così come siete. Prendila così, dai. Sì. No! No! Non devi impressionare, no! Ma ricariare, se ti senti un fallito nella tua professione, tu pensa quanto è brutta questa nostra canzone, è scritta con Bieli e cantata anche male, e se passi un film, non passi di nel finale!